Amici brasiliani, un saluto dal Trentino Alto Adige, che è una regione all'estremo nord dell'Italia. Io sono lo chef Mario Di Nuzzo e oggi voglio presentarvi la ricetta di un dessert che è fatta con l'elemento simbolo del mio territorio, che è la mela. La mela infatti è la principale coltivazione qua in Val di Non, che è uno dei produttori più grandi in Europa. Qui si producono molte varietà di mele, tra cui la Golden Delicious, la Red Delicious, la Arnetta Canada, la Stark, la Gala, ma ci sono anche tantissime altre varietà di mele antiche. Il dolce principale del mio territorio è il famoso e classico strudel di mele. Io ho pensato di fare una variazione di questo dolce dove il ripieno di mele, invece di essere avvolto nella pasta sfoglia e poi cotto al forno, questo ripieno appunto di mele aromatizzato andrà a farcire una piccola crespella dolce. La ricetta è molto semplice, gli ingredienti sono pochi e andiamo a vederli subito. Bene, allora ci serviranno le mele che andremo a utilizzare in tre modi. Una parte di polpa la facciamo lessare con acqua e zucchero per qualche minuto e dopo andremo a frullarla e faremo una piccola crema che accompagnerà il piatto. Con un'altra parte di polpa invece la taglieremo a cubetti e la faremo saltare in padella con burro e zucchero e dopo la verrà insaporita con questi elementi, ossia cannella, uvetta sultanina, pinoli, noci. E poi la terza parte della mela, per sfruttarla a pieno e non buttare via niente, sarà la buccia, che andremo a tagliare a julienne e friggeremo in olio caldo. L'ultima parte invece, gli ultimi ingredienti che serviranno saranno quelli per formare questo composto per la crespella dolce. Qui ci servono per circa 4-5 crespelle piccole 70 g di zucchero, 50 di farina, 2 dl di latte, un uovo intero e un rosso. Bene, andiamo alla preparazione. Allora, la prima cosa da fare è far saltare in padella un po' di pinoli e noci, in modo che così sprigionino gli oli essenziali e si ha un miglior profumo. Cominciamo a fare le mele. Andiamo a tagliarle e, come dicevamo, teniamo le bucce, non le buttiamo via, perché poi andremo a tagliarle e a friggerle. Questa prima mezza mela la andremo a metterla in un po' di acqua con un cucchiaio di zucchero e andrò a lessarla in modo che quando è cotta la scogliamo e la frulliamo per creare la salsa. Adesso facciamo la parte del ripieno. Mettiamo un po' di zucchero in una padella, due cucchiaini, e una noccettina di burro. Possiamo fare tutto così a freddo, poi metteremo sul fuoco perché gli metto la polpa. Sempre le bucce. Adesso facciamo una dose per circa una crespella e andiamo a tagliarla a cubettini così. Sarà circa più o meno una mela per porzione. Dovete sapere che per lo strudel
classico viene utilizzata la Renetta Canada, che è la mia tipologia di mela per questa ricetta. Io invece preferisco per questa ricetta, che con le mele saltate in padella, preferisco fare con la Golden Delicious, che è questa, in quanto la voglio un po' più croccante, non voglio che si spappoli troppo, nel composto. Bene, più o meno ci siamo e andiamo a cuocerle a fuoco vivo per qualche minuto, poi insaporiremo con gli altri elementi. Bene, mentre le mele cuociono in padella, andiamo a tagliare a julienne le bucce che poi andremo a infarinare e le friggeremo in olio ben caldo. Le mele le ho fatte saltare un paio di minuti e devono rimanere comunque bene croccanti. Adesso mettiamo un goccettino di cannella, un cucchiaino di uvetta sultanina e i pinoli e le noci che abbiamo fatto saltare prima. Andiamo a mischiare bene. E lo mettiamo in un piatto in attesa di riempire la crespella. Bene, ho infarinato le bucce delle mele tagliate julienne e adesso le metto in olio molto caldo in modo che abbiano una bella frittura rapida. Molto veloce. Vedete come vengono belle? Solamente 30 secondi e sembrano patatine fritte. Bene, adesso andiamo a fare la crespella. Ok, per la crespella abbiamo una padellina già calda, la imburiamo leggermente anche sui bordi, deve appunto sfrigolare e andiamo a mettere il composto che abbiamo detto prima. Basta una cucchiaiata abbondante, andiamo a farla aderire il più possibile verso i bordi. Una volta che non è che si è fermato il liquido che gira intorno, la lasciamo cuocere veramente qualche secondo. Fino a che comincerà a dorare i bordi e poi la giriamo. Deve essere molto molto fine. Anche qui pochi secondi e poi siamo pronti. Possiamo ritirarla e la mettiamo su un piatto. Bene, qui abbiamo adesso tutti gli elementi pronti e possiamo procedere per l'impiattamento. Allora, abbiamo la crespella, andiamo a mettere un po' di ripieno sulla prima metà. La peliamo
andiamo a metterne un altro po' nella seconda metà. E la pieghiamo nuovamente. A questo punto sarebbe meglio servirla quantomeno tiepida, o si dà una scaldata in forno oppure anche qualche secondo al microonde, perché sicuramente tiepida rende di più. Mettiamo al centro del piatto. Andremo a mettere la nostra salsa di mele, come vi ho detto lessata alla polpa e poi con acqua e zucchero e poi passata al mixer. Mettiamo una goccia vicino per dare ancora più potenza alle mele. E quindi per ultimo le nostre bucce fritte. Finiamo con un po' di zucchero a velo. Il piatto è pronto. In questo momento così difficile per tutti, volevo lanciare un messaggio ai nostri amici brasiliani. Qui in Italia siamo un po' più avanti con la pandemia e abbiamo visto che il distanziamento sociale ha funzionato per la diminuzione dei contagi. Quindi vi dico, state a casa e vedrete che andrà tutto bene. Così, quando sarà passato questo periodo, vi riabbracceremo tutti qui in Trentino Alto Adige. Un grande abbraccio da Italia para os amigos do Brasil. Ciao!